Madre vive oggi accanto al padre, ma sono come morti. Mi adatto a questa idea che deve venire. Il lutto è già in vita mia. Da questa riflessione, quindi dal fatto di registrare le persone a me care e comprendere come delle figure che hanno già comunque attraversato questa vita, ho compreso il lavoro Apologhi. Ed è un lavoro compresso semplicemente perché abbraccia un momento di vita e allo stesso tempo di morte, no? Perché da una parte c'è un funerale esibito di Francesco Lauretta e dall'altra parte c'è un salotto dove ognuno può in qualche modo parlare di vita e di morte. In questa messa in scena tutti partecipano come se fossero già dei corpi fantasma. Ho pensato a dei morti volontari in qualche modo, no? Per cui c'è questa sorta di finzione che in verità tocca poi in quei momenti. Per me non è tanto il ritratto in sé, il segno che ritrae in qualche modo una pratica ottocentesca, no? Era, sappiamo tutti, d'uso comune quella di ritrarre questi corpi alla fine o appena trapasso. In questo caso mi piaceva l'idea più che altro di coinvolgere il pubblico e di renderlo partecipe di un momento in cui tutti parteciperemo, ognuno chiaramente a modo nostro. Mi piaceva che anche per pochi secondi questa distesa ognuno potesse comprendersi finito. E poi mi piaceva anche l'idea che dietro questo momento, no, il segno ti indica una sorta di eternità appena sfiorata e nei momenti in cui poi ci si risolve con questo risveglio, no? Mi piaceva che uno potesse comprendersi come un'anima, no? Trasparente, no? Siamo qui, però in verità saremo come delle bolle di sapone, ci siamo, abbiamo un'esistenza e poi si sparisce. Ecco, tutto questo mi piaceva coinvolgere tutto l'ambiente, un momento conviviale, no? E questo è un po' il senso di questa operazione. Intorno ci sono questi racconti, sono delle allegorie dove si parla appunto di questi momenti. Nero, coltello, forbice, mestolo, apriscatole, chiodo. Altro chiodo, altro coltello, maniglia di una porta, foglia di alluminio, altra foglia d'alluminio, gancio, punteruolo, piccolo scolapasta, chiavistello, forchettone con manico d'argento, portalampada in ferro, vite che non so cosa sia, nero, polvere, quella tanta, un coltello che incide il passaggio. Devi passargli attorno e per evitare le punte devi fare attenzione. Questa performance appunto si chiama La certifica delle mani e parte da vari avvenimenti che poi si appunto trovano un sodalizio all'interno di una scena che è ispirata al transito della Vergine del Lombardo che si trova a Bologna e anche principalmente dalla morte di un hippie di Poltec. Queste due storie che in ogni caso hanno a che fare con la morte e con appunto il taglio della mano, delle mani, delle dita, si poi sposa con questo fatto che diventa appunto una certificazione del ritrovamento del corpo di Che Guevara insieme ad altri guerriglieri a Villa Grande, 30 anni dopo la morte. Cioè, il suo corpo viene riconosciuto perché non ha le mani. Questa è stata una cosa, immagino, voluta da chi volesse avere la certezza di una morte avvenuta e quindi di una prova concreta dell'uccisione del comandante Che Guevara. Ecco, appunto, la scena nasce in questa visione di una barella, di una lettiga che viene rovesciata appunto nel transito della Vergine del Lombardo, viene rovesciata con l'Ippi che appunto riporta in maniera molto simbolica anche la figura di Poltec e questa figura nera, un sacerdote ebreo che cerca appunto di rovesciare questa figura mentre arriva un angelo dal cielo
e gli taglio una mano per impedire questo rovesciamento. C'è tanto sole. C'è tanto sole. Studio primo per l'estasi nel paesaggio, dispositivo a terra. È ispirato a un testo che ho trovato nel libro di Orlando di Virginia Woolf del 1928. Allora, una strana estasi invase Orlando. La salì uno strano impulso di seguire gli uccelli, sino all'estremo limitar del mondo, di gettarsi sull'erba molle come una spugna e là bere l'oblio, mentre sul suo capo i corvi gracchiavano la loro rauca risata. Stephen Kosslyn, professore di psicologia ad Harvard, propone, nel 1980, di misurare un'isola disegnata mentalmente, al fine di sottoporre a test l'equivalenza fra le distanze cartografiche e quelle del tempo di un percorso mentale. Per fare questo, Kosslyn chiede ai suoi pazienti di disegnare la pianta di un'isola, con la spiaggia, i capanni, gli scogli, gli alberi, collocandoli in punti precisi. In un secondo tempo, egli ritira i disegni e chiede ai soggetti dell'esperimento di effettuare immaginariamente una ricognizione della spiaggia, dei capanni, degli alberi, eccetera. L'elemento significativo, a suo parere, consiste nel fatto che la durata della misurazione immaginaria varia in modo lineare rispetto alle distanze reali dei punti indicati sul disegno, come se la cartografia mentale contenesse, in relazione alle distanze, le stesse informazioni della pianta reale. Il mare come immagine, no, come immaginario, nel senso quindi come luogo, ad esempio, anticamente i greci, ma non solo loro, dipingevano sulla appunto curva, è anche una cosa molto romantica, c'è questa. Si è appannato tutto. No, oggi le patate non ci si appannano. È certo che senso le picchia in effetti, però arrivare a scaldare così tanto. Arriva a 250 gradi. Sì? Dentro è un vero e proprio forno. Qui, se lo guarda, sentite, è già caldo, ma non c'è. Non c'è. Non c'è sole.
questa residenza, che quasi la metà dei residenti sono siciliani, quindi era perfetto tornare a me. L'obbedienza ti impone di non dubitare, così come la fede. Made me wish to turn back.